Mazara, la polizia arresta un tunisino per evasione e furto di un ciclomotore. Travni per due volte avrebbe violato i domiciliari e arrestato dai carabinieri un trentenne. Mazara, una nuova ambulanza per l'associazione Misericordia San Vito. Erice, presentati gli eventi della rassegna Erice Natale 2018. Mazara, le forme dell'amore, spettacolo questa mattina degli studenti del Francesco Ferrara. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La polizia di Mazara ha arrestato un tunisino con le accuse di evasione e furto di un ciclomotore. I particolari nel servizio. La polizia di Mazara ieri pomeriggio ha arrestato un tunisino con le accuse di evasione e furto di un ciclomotore. Si tratta del 29enne Salah Missoui, con precedenti penali per i reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato mazzarese sono intervenuti in via San Nicolò per il furto di un motorino di proprietà di un 28enne mazzarese. Il giovane avrebbe lasciato incustodito il motorino per qualche minuto lungo la via dei pescatori per salutare un amico. Sarebbe stato il tunisino, in atto sottoposto ai domiciliari, ad impossessarsi del ciclomotore e lo avrebbe portato all'interno del cortile della sua casa, che si trova nei pressi dove è avvenuto il furto. I poliziotti quindi hanno avviato immediatamente le indagini ed individuato il presunto autore del furto del motorino. Per Missoui quindi è scattato l'arresto nella quasi flagranza per evasione e furto aggravato. Il 29enne, così come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto e del giudizio per direttissima. La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha respinto due ricorsi avanzati da altrettanti contribuenti salemitani contro gli avvisi di pagamento della TARI 2016 che erano stati inviati dal Comune, lo ha reso noto l'ente salemitano. In entrambi i casi, si legge in una nota, i ricorsi facevano leva su presunti vizi di forma nelle comunicazioni degli uffici comunali e inoltre contestavano l'applicazione della tariffa 2016 della tassa in virtù di disagio di un presunto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Rigettando le due richieste, pronunciandosi in favore del Comune, difesosi attraverso il suo ufficio legale, la Commissione ha tra le altre cose ritenuto priva di fondamento giuridico la contestazione formulata sulla base di un articolo della legge 147 del 2013. La norma infatti prevede una riduzione al 20% della tariffa, ma soltanto in casi specifici che non sono stati rilevati dai giudici. Arrestato dai carabinieri di Trapani un trentenne con l'accusa di evasione dai domiciliari. Sentiamo. Avrebbe violato per due volte la misura degli arresti domiciliari. Per un giovane quindi è scattato l'arresto con l'accusa di evasione. Si tratta del trentenne Alessandro Salvatore Mannone, già noto alle forze dell'ordine. Ad arrestarlo mercoledì scorso sono stati i carabinieri della stazione di Borgo Annunziata. Il ragazzo, durante un controllo, infatti non sarebbe stato trovato a casa. Il trentenne, avviate le ricerche, sarebbe stato rintracciato dai militari dell'arma poco dopo nei pressi della propria abitazione. L'autorità giudiziaria, nel corso del rito per direttissima, che si è celebrato ieri, ha sottoposto Mannone nuovamente agli arresti domiciliari. Il giovane, però, sempre ieri, avrebbe violato la misura alla quale era stato sottoposto. I carabinieri del Norm della Compagnia di Trapani, ieri infatti durante un servizio di controllo nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive, non avrebbero trovato il trentenne a casa. Mannone, anche in questo caso, sarebbe stato rintracciato nelle vicinanze dell'abitazione. Per il trentenne quindi è scattato l'arresto e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo adesso di elezioni amministrative a Mazara del Vallo. Italia Madre, il movimento politico creato dall'onorevole Irene Pivetti, già presidente della Camera dei Deputati, sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Mazara con il suo simbolo e con una sua lista a sostegno del candidato a sindaco della Lega Giorgio Randazzo. Lo annuncia Liborio Signorelli, referente provincia di Trapani del movimento
politico Italia Madre. Con un gruppo di cittadini, giovani, liberi professionisti, lavoratori ed esponenti del mondo dell'associazionismo, ha dichiarato Signorelli, abbiamo deciso di impegnarci a sostegno della proposta politica del candidato a sindaco Giorgio Randazzo, ritenendo che sia la scelta giusta e chiara per il futuro della nostra città. L'onorevole Irene Pivetti, leader del Movimento Italia Madre, ha preannunciato la sua presenza a Mazara del Vallo a sostegno della candidatura di Randazzo. 2 milioni di euro per i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solido urbani. È stato firmato su disposizione del Presidente della Regione Musumeci il decreto che assegna un contributo agli enti che nel corso del 2017 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne, in attuazione di una norma contenuta nella legge regionale di stabilità di quest'anno, 31 comuni di 8 province dell'isola. Nell'elenco dei comuni interessati figura anche Pantelleria. Si sta procedendo inoltre a far sapere alla Regione a redigere un secondo elenco di comuni virtuosi nella raccolta differenziata al 30 giugno 2018, ai quali saranno erogati contributi per ulteriori 2 milioni di euro. Il Comune di Alcamo ha pubblicato un avviso per la creazione di una short list di esperti per avviare forme di collaborazione per la predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione in comune di progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per la programmazione 2014-2020 al fine di sviluppare specifiche progettualità e garantire positive ricadute economiche sul territorio comunale. Gli esperti esterni saranno utilizzati a supporto dell'Ufficio per le politiche comunitarie. Le domande indirizzate al Comune di Alcamo, gabinetto del Sindaco, dovranno essere presentate in forma cartacea direttamente all'Ufficio protocollo del Comune oppure tramite raccomandato ancora all'indirizzo PEC dal 1 dicembre al 31 dicembre. Una nuova ambulanza per l'Associazione Misericordia di Mazara del Vallo San Vito. Il mezzo è stato presentato ieri pomeriggio. Il servizio. Allora, oggi è una giornata di festa per la Misericordia di Mazara del Vallo, perché finalmente dopo tanti anni il parco auto appunto della Misericordia viene incrementato con questo nuovo acquisto che ci permetterà di soddisfare le richieste che giornalmente ci arrivano appunto da parte appunto dei nostri clienti. La Misericordia dopo tanti anni è riuscita finalmente a aumentare appunto il suo parco macchine. Con questo nuovo arrivo ci auguriamo appunto di poter migliorarci sempre di più e di raggiungere di nuovo lo splendore che la Misericordia aveva nel passato, quando il suo fondatore Luigi Di Somma ha portato a Mazara la Misericordia, e quegli anni, gli anni della gestione Di Somma, sono stati quelli in cui appunto la Misericordia aveva grande importanza sul territorio. Erano anni in cui dal nulla lui è riuscito appunto a creare questa associazione, e adesso noi ci auguriamo di poter dare luce a questa associazione, di poterla far risorgere e farla diventare quello che era una volta. L'ufficio Aro del Comune di Mazara ha reso noto che per le giornate di domani, 8 dicembre, per il 25 dicembre e il 1 gennaio non si effettueranno i servizi di raccolta porta a porta multimateriale e vetro. Pertanto questa sera e poi nelle sere del 24 e 31 dicembre non vanno esposti i mastelli del multimateriale e del vetro. La raccolta proseguirà nei giorni successivi secondo il normale calendario. Accese le luminarie per le vie della città di Mazara, lo ha reso noto il Comune. L'accensione dell'albero di Natale in piazza Mocarta ha aperto ufficialmente il periodo natalizio per la città, con le principali vie e piazze cittadine addobbate a festa. Sarà un Natale di luci e spettacoli, con eventi che avranno per spettatori prediletti i bambini, con sfilate, musiche, personaggi dei cartoon e tanto altro.
Ed è stato presentato questa mattina in sala giunta al Palazzo Municipale di Marsala il programma promosso dall'amministrazione comunale dalla Prolocom 2 di Marsala per le feste di Natale. Tantissimi gli appuntamenti a cominciare da domani pomeriggio, allorquando alle 18 all'interno di Villa Cavallotti verrà aperto il Santa Claus Village, il presepe, che sarà ufficialmente inaugurato domenica pomeriggio. Un programma molto completo che si protrarrà fino al 6 gennaio. Festa dell'Epifania. Ed è stato presentato ieri ufficialmente nell'aula consiliare del Palazzo Municipale di Erice l'evento Erice Natale, il Borgo dei Presepi, che si svolgerà nel Borgo Medievale durante le feste natalizie fino al 6 gennaio. L'evento è organizzato dal Comune di Erice, dalla Fondazione Erice Art. Il programma si snoderà per un mese tra itinerari presepiali e culturali, mercatini, eventi per bambini, concerti, mostre, proiezione cinematografica. 25 presepi saranno l'elemento centrale di Erice Natale. Ma sentiamo in proposito alcune dichiarazioni. Un programma ricco di eventi, importante dal punto di vista artistico e anche culturale. E, intanto diciamo, il Borgo dei Presepi, quindi saranno un itinerario di presepi allestiti diciamo, dalla comunità ericina, ma non solo, anche dalle scuole, una partecipazione attiva delle scuole con i baby ciceroni, sia lo Sciascia che l'istituto alberghiero, e poi diciamo, questo fiore all'occhiello sicuramente del maestro Fiorenza, che esporrà all'interno del Museo Cordici appunto, le sue opere d'arte relative appunto, alla natività e quindi diciamo, al presepi. In occasione dell'Ecofest sarà allestito il villaggio di Babbo Natale per la prima volta, ci saranno anche delle esperienze educative. Qui sopra, oltre diciamo, agli addobbi natalizi, che è d'obbligo, ma anche giù a valle, insomma, per quello che sono state le nostre risorse, abbiamo cercato diciamo, di rallegrare. Seppur un momento di crisi, però è pure giusto che l'amministrazione in qualche maniera offra questa possibilità diciamo, di rallegrare i cuori, mettiamola così. Beh, siamo arrivati addirittura alla quarta edizione di Zampogne dal Mondo, una manifestazione che ha una tradizione molto, molto antica ad Erice, sono stati anni e anni di premio Zampogna d'Oro per tantissimi, ed era un punto fermo per tantissimi zampognari italiani, siciliani e di tutto il mondo. E abbiamo ben sei gruppi di zampognari, di musicisti, di cornamuse, di gaite, dall'Austria, dalla Spagna, addirittura dall'Armenia e dal Molise e dalla Campania per quanto riguarda l'Italia. La manifestazione si svolgerà tra l'8 e il 9 dicembre, sabato e domenica. Il primo giorno è dedicato alle esibizioni musicali nelle vie, nelle piazze, con il concerto in piazza al centro sotto l'albero e tra i mercatini di Natale, mentre il giorno 9 nel pomeriggio, come tutti gli anni, abbiamo la rassegna a San Martino con l'esibizione di tutti i gruppi. E sempre nell'ambito di Erice Natale, oggi al centro polivalente di Ballata alle 18 si terrà un'iniziativa a cura dell'associazione Insieme per Ballata. È prevista una degustazione di zabina, sfince e panini con salsiccia, poi l'esibizione dei duettando in canti siciliani e a seguire il ballo liscio. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Da un desiderio del gruppo volontari Ospedale Mazzara, coordinato dal cappellano Don Antonio Favate e del Centro di Aiuto alla Vita di Mazzara, il 3 ottobre scorso è iniziato un corso di formazione strutturato in 8 incontri con cadenza settimanale chiamato Culle Viventi. Culle Viventi è ciò che noi volontari VOM e CAV desideriamo essere per tutte le mamme che si trovino in difficoltà nell'affrontare una gravidanza inattesa, desiderata o problematica, si legge in una nota. Il progetto Culle Viventi vuole concretizzarsi attraverso l'apertura presso il presidio ospedaliero di Mazzara di uno sportello di ascolto, grazie alla disponibilità del direttore sanitario Giuseppe Morana e del primario del reparto di ginecologia Pietro Musso. Un vivo ringraziamento è stato espresso all'uscente commissario dell'ASP di Trapani, Giovanni Bavetta, che ha incoraggiato e condiviso sin dall'inizio Don Antonino.
Martedì 11 dicembre alle 17.30 al Teatro Garibaldi di Mazara si terrà la consegna degli attestati di partecipazione al corso di lingua e cultura araba promosso dall'Istituto Euro-Arabo di Mazara. Al termine della manifestazione all'Alhambra ci sarà un momento per lo scambio degli auguri. Nell'ambito di un progetto scolastico denominato Le forme dell'amore, gli studenti dell'Istituto Ferrara di Mazara hanno portato in scena questa mattina al Rivoli uno spettacolo. Sentiamo in proposito la dirigente scolastica Alicia Ingrasciotta. Spettacolo questa mattina degli alunni dell'Istituto Ferrara di Mazara per augurare anche buon Natale e buone feste alla città. Si è colta l'occasione dell'imminente festività natalizia per organizzare uno spettacolo all'interno del progetto Le forme dell'amore, secondo il quale ogni allievo manifesta e esprime secondo talenti artistici, ognuno secondo la propria vocazione letteraria, danza, musica, per meglio fare conoscere anche quest'altra forma che è l'offerta formativa dell'Istituto Ferrara dà ai suoi allievi. Pertanto, oltre agli indirizzi professionali che questa mattina vengono in qualche modo esaltati, c'è stata anche la rappresentazione teatrale di Achille Campanile a cura della sezione ETSE l'esaltazione delle vocazioni artistiche degli allievi che frequentano l'Istituto Francesco Ferrara. Un particolare grazie ai docenti e alla sezione professionale che hanno curato tutta l'organizzazione e il successo di questa manifestazione. Lunedì prossimo alle 11 presso la sala conferenze di Sicindustria Trapani sarà presentato il bando di concorso Migliore Idea Imprenditoriale. Saranno presenti Fiorella Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico di Trapani, e Gregori Buongiorno, presidente di Sicindustria Trapani, che illustreranno i contenuti dell'accordo di partenariato del bando di concorso rivolto agli alunni delle classi quarte degli istituti di istruzione secondaria e superiore della provincia di Trapani. Uno sguardo di realtà sulla famiglia oggi, formando le coscienze senza pretendere di sostituirle, continua nella diocesi di Trapani il percorso di approfondimento sull'esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia. Giovedì prossimo un appuntamento con un ospite di rilievo, con inizio alle ore 18 presso la chiesa di Sant'Agostino interverrà il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona, che ha partecipato come padre sinodale al Sinodo sulla Famiglia del 2015. Chiudiamo con la nota di sport. Sono stati resi noti i primi nomi degli ospiti del Gran Galà di presentazione del trofeo Costa Gaia, che si terrà lunedì 17 dicembre alle 18.30 al Centro Congressi Marconi di Alcamo. Saranno al varo del 32esimo torneo organizzato dalla Delcam l'avvocato Vittorio Rigo, esperto di diritto sportivo e legale di grandi campioni quali per esempio Donnarumma, ed ancora in Raiola, procuratore della Sportman, la più potente agenzia di procuratori del calcio professionistico, diretta da Mino Raiola, cugino di Enzo. Ed infine Erasmo Mulè, difensore centrale del Trapani. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera trasmetteremo i lavori del Consiglio Comunale di Marsala del 5 dicembre. Grazie per averci seguito, arrivederci.